sai cos'è? L'altro giorno salgo sull'autobus, c'era un grassone, ma proprio obeso, proprio di quelli che se lo metti occupa tutto il mondo, capito? Allora sto ciccione, io entro nell'autobus e sto ciccione cosa fa? Mi dà una gran panzetta. E io dico, ma perché devono esistere? Io li farei rinchiudere tutti in una clinica con la dieta dimagrante, cioè, mi sembra. Secondo te come queste cose? Io intendo proprio quei panzoni, capito, no? Quelli che proprio ti arriva la panzetta, prima li precede la pancia, non so se rendo l'idea, cioè. Guardi, non le spacco la faccia semplicemente perché sono un gentiluomo e poi mi sporcherei le zampette. Io non volevo finire questo punto con la conversazione sui grassoni, voglio dire, ci sono grassoni e ci sono i magri. Sì, cioè tipo quei ciccioni panzoni che... E non so, e poi magari alcuni diventano, cioè, alte, insomma, ho visto due gemelle una volta che erano delle spilungone, io mi chiedo cosa ci troverà la gente nelle donne alte, cioè, non lo so. No, ma complimenti. Hai altre stronzate da dire? No, cioè, veramente, ragazzi, cioè, io non volevo dire questo, secondo me mi avete frainteso, perché, cioè, voglio dire, due belle ragazze come voi, anche se io in realtà preferisco le more alle bio. Cioè, volevo dire, no, non volevo dire che, cioè, voglio dire, poi, già quando uno è uno spilungone... Ma uno spilungone continua! Ma uno spilungone nel senso di troppo alto per la norma, nel senso buono di spilungone. Sì? Sì, è vero, è... No, giusto che io... Spiega senso buono di spilungone. Spilungone, cioè, nel senso, una persona molto alta, ma nel bene. Cioè, io ce l'ho giusto solo con quelle ragazze che si truccano un po' troppo. Però, no, ma neanche quello in realtà. Lo dico un po' per fare un po' di scena, ma in realtà non è vero, lo sapete che non è vero. E noi vero, siamo ragazzi. Quelle che ci trucchiamo troppo? No, cioè, veramente, io non ho fatto nomi, però, insomma... Scusa un attimo, vuoi sotterrarti? No, perché la paletta c'è. I ghetti, è un gran problema quello dei ghetti, perché i ghetti, cioè l'altro giorno esco di casa tranquillo, perché esco sempre di casa, faccio le scale, cosa faccio sull'ultimo gradino? Scivolo su una bestia pelosa e dico cos'è? E mi sento mi giro, c'è sto ghetto con tutto il pelo ritto e dico ma perché una persona deve tenere i ghetti che poi li manda in giro fuori di casa? Cioè, e loro poi dopo fanno inciampare la gente, cioè io potevo finire all'ospedale, voglio dire. E secondo me i gatti sono veramente inutili, non so te cosa pensi, però... Miau. Scusa, ragazza, c'hai ancora la paletta? Io ci tengo a dire che in realtà uso la cassetta. Cioè, insomma, ho fatto una gaffe dietro l'altra. Cioè, oggi potrei ricordarmelo come il G-Day, il giorno della gaffe. Però, cioè, insomma, mi sembra che qua non porta niente da bere, da mangiare, che... Eppure mi sembrava di aver visto il maggiordomo. Oppure chi mi ha aperto la porta, il maggiordomo. Amico, lei cosa ne pensa del fatto che... Cioè, allora, io... La mia idea personale è che i maggiordomi normalmente non servano a un emerito cavolo, per un dir di peggio. Però tutta questa gente che si ostina ad assumere dei maggiordomi, io mi chiedo perché, dato che sono assolutamente inutili e non sono nemmeno bravi, cioè, voglio dire, basterebbe, un cameriere, non il maggiordomo, proprio dal nome, e darsi delle arie, cioè non lo so, poi, non lo so, te cosa ne pensi, amico mio? Perfettamente ragione, signore. Del tè? Grazie. Dato che tanto con Joker mi scoccia parlare, andrò a conversare col pinguino, che dicono che sia un uomo molto raffinato. Si è visto quel pensone. Anche se mangia pesce crudo. Vabbè, e pensione. Se lo incastra tra i denti. È un pensone. Che schifo. Ciao!
ragazze che curriculum vitae hanno portato, cioè per essere assunte, voglio dire, che lavoro fanno, che cosa hanno fatto nella loro vita? Beh, noi siamo laureate in consulenza d'immagine. Gli impediamo di fare cose tipo grattarsi o mettersi le dita nel naso, cose del genere. Si gratta spesso? Sì, certo, è pieno di pulci. Pulci no, parassiti, si dice parassiti. Hai ragione, cara, scusa. È pieno di parassiti, completamente pieno di parassiti. Oh, Purino, cosa mi vuoi fare? Mi vuoi fare così? Mi vuoi fare così? Queste due donne sono veramente insopportabili, non so come faccio a sopportarle, cioè io non le sopporterei fosse... Io volevo dire che io sono una persona molto raffinata. Oh, ma cosa dici? Le ragazze hanno ragione, cioè, ma ti sei visto, non ho capito, senti... Senti questo odore? Senti questo odore? Sei tu! Non prendi in giro il nostro bambino! Non so se siete cerebrolesi o cosa, io non sto dicendo che voi avete ragione, sto dicendo che lui ha ragione. Cioè, che voi avete torto e lui ha ragione. E che lui ha ragione e voi avete torto. No, ma e che lui ha torto e voi avete ragione. Ma è lui che ha torto. E che voi, no, è che tu hai torto, io no, ho torto. Lui ha torto. Torto. Tu hai ragione, torto. No, io ho ragione. Perché io dovrei avere torto? Ma lui ha torto. Scusate. E lui la pulce. Scusa, ma dove è finito il maggiordomo? Lì, non saccio. La situazione mi ricorda qualcosa. Quella del 31, quando ero circondata dai poliziotti, ma riuscì brillantemente con una sola mitragliatrice. E... Miau, ma questo cosa c'entra? Ah, me lo ricorda. Ma il maggiordomo, miau, non c'è comunque. Ah, ma non è che lo possiamo tirare fuori dal cilindro? A meno che... Un attimo, no? No, non è qui. Miau. Ah, aspetta, adesso ricordo che l'abbia ucciso io mentre stavo pulendo la pistola. Può essere, magari. Sai, un corpo. Miau, improbabile. No, perché se l'hai ucciso tu, dov'è il cadavere? Quasi quasi vado a cercarne il pozzo. Io ho ragione! No, perché no, io mi allora, qui, se non ci mettiamo a fare le cose con ordine, non si capisce nulla. E quindi dobbiamo porre delle domande in modo tale che ci aiutino a capire la situazione. Per esempio... Mi piace capire perché queste cose la sento scricchiolare. Vieni, beste, beste. Per esempio, perché adesso siamo chiusi qui, in questa casa, senza che possiamo uscire? E il maggiordomo dov'è? E chi è il padrone di casa? E perché non si fa vedere? Ma voi la laurea dove l'avete comprata? E perché è finito il cibo? E perché Catwoman porta quelle braghe? Sì, sì, va bene. Cosa scatenare? Mi, perché non ascoltiamo un po' di musica? Buonasera signori, vi ho convocati qui perché stasera voglio trovare il criminale più perfetto, il perfetto criminale, il più perfetto tra i criminali, il perfettissimissimo criminale tra i più perfetti criminali. Insomma, dovrete gareggiare tra voi. E colui che uscirà vivo sarà eletto come il criminale per eccellenza. Ma attenzione! Ascoltatemi bene! Capito? No! Cazzi vostri!